Ma buonasera, miei piccoli geniacci. Da quanto tempo non facevo una recensione? Tantissimo. Benvenuti, benvenuti alla mia recensione. No spoiler, ho visto che va molto di moda adesso tra chi fa recensioni sui fumetti mettere no spoiler fino a boh, prima che cominciassi io non lo faceva nessuno. Ma ora si comincia. Ma questo mi va molto bene perché significa che, insomma, le persone seguono i miei video, anche se poi non li commentano, ma stanno lì nascosti tra le fratte a cercare il modo di scopiazzare. Ma scopiazzare è la prima forma di plagio che comunque ha a che fare con l'ammirazione. Quindi, l'ultima risata, ma c'è davvero da ridere in questo albo? No, non c'è da ridere per niente. Qualcuno avrà già parlato della copertina, con tutte queste cose a rilievo, che cosa meravigliosa, che bello, sì. Ok, basta. Allora, vabbè, la copertina sappiamo di chi è, perché se non lo sappiamo, insomma, facciamoci ricoverare. Quindi, Gigi Cavenago, guardate, comunque. E lui usa questi colori in maniera pazzesca. Per me Cavenago è un pittore, non è un fumettista, non è un copertinista, è molto molto di più. E la storia di Recchioni, e dentro cosa ci sono? Ci sono i disegni di Corrado Roy, che ha bisogno di presentazioni, non credo. Corrado Roy lo conosciamo tutti. Quindi, cosa ci dobbiamo aspettare da questo albo? Beh, qui c'è Grucio, per carità, non chiamatelo Graucio solo per fare i fighi e far vedere che, insomma, sapete coniugare i verbi. No, non c'entra niente coniugare i verbi, insomma, che sapete dove vanno gli accenti, eccetera, eccetera, e il modo di pronunciare un nome, però Grucio. L'addetto Sclavi e Grucio, io l'ho sempre chiamato Grucio, mai Graucio, anche perché bah. Vabbè, quindi qui c'è Grucio, insomma, un po' satanico, un po' satanico. Quindi, che cosa farà Dylan in questo albo? Beh, andrà alla ricerca di questo Grucio. Insomma, nel precedente albo già si sapeva, quindi non ho detto niente di nuovo. Ma fondamentalmente questo albo conclude la saga del 666, e a cosa ci porta questa chiusura? In realtà questa chiusura non ci porta da nessuna parte, perché in realtà è stata una parentesi, effettivamente, una parentesi che secondo me a qualcuno forse ha fatto riflettere, qualcuno che comunque riteneva Dylan Dog finito, Dylan Dog una rottura di palle, non ci sono belle storie, il ciclo della meteora, anche se qualcuno la chiama cometa, ogni tanto mi sbaglio anch'io, è stata una palla, qualcuno ha detto che è stata una palla, a me sinceramente è piaciuta, a qualcuno no, io ritengo che ci siano state storie molto molto valide. Quindi Recchioni è riuscito a tenerci tutti quanti in attesa e in sospensione, siamo stati sospesi insieme a questo ciclo di sei storie che man mano che andavano avanti sono sempre state più intrigose. Sì, ovviamente ripescavano qualcosa delle vecchie storie, però c'era anche qualcosa di nuovo all'interno. E qui come si finisce? Si finisce con l'inizio, un'altra volta. Non vi dico nulla. Però voglio farvi vedere in questo caso qualche tavola. Chi non ha avuto ancora l'albo sotto mano, volevo farvi vedere alcuni disegni che mi sono piaciuti, tra cui questo Grucio. Questo bel primo piano di Grucio. Poi un altro bel disegno, un'altra bella tavola, se la trovo, logicamente, in tempi magari piuttosto brevi, solo per farvi vedere la bravura di Roy, che comunque è abbastanza nota.
guardate come ha disegnato la mosca, e poi ce n'è anche un altro, sempre se lo trovo. In realtà ce ne sarebbero tante di tavole, però non è che le posso far vedere tutte, logicamente. Adesso ne manca sicuramente una che non sto trovando e che non sia spoilerosa. Comunque vabbè, questa non è che dice più di tanto, scusate, apriamo un po'. Ecco, anche questa è molto bella. Quindi questo Dylan, che ha aperto uno scenario nuovo, in realtà lo ha chiuso nella stessa maniera in cui è stato aperto. E qualcuno dirà: ma cosa stai dicendo? Sto dicendo semplicemente che dovrebbe fare riflettere questo albo, fare riflettere sul fatto che molte volte Dylan Dog, anche della sottoscritta, è stato letto in maniera aspra, cioè della serie: ok, è Dylan Dog, le storie sono sempre le stesse, a volte storie molto belle, a volte storie insipide, a volte molto brutte, e però l'entusiasmo non c'era più, da parte mia non c'era più effettivamente, ma non perché io sia un hater di Dylan Dog, di Recchioni, perché se non ti piace qualcosa sei un hater, se ti piace sei un lecchino, quindi insomma cominciamo a parlare in un'altra maniera, siamo lettori, punto. Poi se ci sono gli haters è perché viviamo in un mondo social in cui la gente si deve sfogare in qualche maniera. Però grazie al ciclo della meteora, che comunque ha anticipato il cambiamento, c'è stato comunque un interesse e una curiosità nel capire come sarebbe andato questo ciclo e cosa sarebbe arrivato dopo. Cosa che, per quello che mi riguarda, non succedeva davvero da tantissimo tempo. Cioè, cosa mi dovrò aspettare dal prossimo Dylan? E cosa ci dovremmo aspettare dal 407, benché comunque già si conosca la copertina, la trama, che non voglio dire chi ha scritto la sceneggiatura e chi ha fatto i disegni, perché sennò si spoilerà sempre, comunque si sa, ma comunque non lo dico. Non sappiamo cosa ci sarà ancora, quindi riuscire a tenere il lettore sull'attenti credo sia stata la cosa più importante e bella di questo ciclo di Dylan Dog, sia il precedente della Meteora, sia questa saga 666, che effettivamente, vabbè, ho detto 666, 666, vabbè, e che non vorrei insomma fare apparire qua Belzebù. E quindi insomma, secondo me i lettori effettivamente, come posso dire, che non stanno dalla parte di chi odia Dylan e lo vuole vedere finito, o da chi odia il curatore e lo vuole vedere altrettanto finito, chi comunque ama Dylan Dog e legge Dylan Dog da tanto tempo, sicuramente o quasi sicuramente, o anche no, ma in maniera diversa, ha apprezzato questa saga e apprezzerà quello che verrà dopo. Io sono ancora curiosa di sapere il 407 cosa conterrà, cosa ci sarà anche dopo il 408, perché sicuramente ci saranno delle cose nuove, forse anche un modo di affrontare le storie in maniera più corposa, cercare sempre di fare più belle storie, di essere sempre meno stantio come testata, perché per un po' Dylan è stato stantio, altrimenti insomma tutte ste fasi di cui parlava Recchioni non ci sarebbero state. Però ricordate che questo numero non è l'ultima risata, può essere l'inizio di una nuova risata. Va bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente non vi racconto la storia perché non ha alcun senso, comunque se volete sapere com'è la storia l'ho trovata molto valida. Ci sono tanti bellissimi riferimenti a personaggi e a storie di altri, mettiamola così. E comunque Dylan Dog è il Dylan Dog di sempre.
quindi non è cambiato nulla se non una parentesi sul passato, una parentesi su un mondo parallelo, che tra l'altro i mondi paralleli appunto non sono nuovi nella storia di Dylan Dog, altrimenti il numero 100, insomma, che a me è tanto piaciuto e che è piaciuto a molti altri, non avrebbe senso di esistere se non ci fosse un mondo parallelo nel mondo di Dylan. Va bene, per questo video è tutto e al prossimo. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, e poi c'è anche una pagina Instagram, una pagina Facebook, un canale Telegram, quindi insomma, se non ricevete le notifiche le riceverete anche su Telegram, e basta, e non stalkeratemi però a casa. Grazie, ciao.